Salve a tutti ragazzi, qui è Bladi della Gang del Tubo e oggi ci ritroviamo su FIFA 17 in compagnia del mio compare Simone. Non ciao, avete ragazzi. Idea che per fare sta partita cosa è successo? Cioè, i bug assurdi di FIFA. Infatti, non riuscivo a levare pallacchi lì. Infatti, se guardate lo storico, ci manca una partita, quando la scorsa volta ce ne mancavano due. Però, vabbè. Accettiamo le sfide anche così. Sì, sì. Vai. Perché abbiamo Liechtenstein sulla fascia? È perché allora Dani Alves è calato, è diventato 84 e è diventato poco veloce, che era una delle sue abilità principali. Quindi ho messo Liechtensteiner che ha meno in forma e sfruttava un po' più. Quindi mi stai dicendo che Dani Alves, oltre a mangiare banane, aveva un'altra abilità? Sì, aveva l'abilità di correre e di buggare su FIFA. Secondo me, ti dico che si sconnette a 20 minuti e pigliamo pure la sconfitta. Ma io, guarda, ne sarei sicuro, guarda. Secondo me parte anche il bestemmione, eh. Ma non ti dico ieri alla Weekend League che è successo, mamma mia, non te lo dico. Ieri hai partecipato alla Weekend League? Ieri ho finito le ultime tre partite, sono arrivato in oro 3 per fortuna, almeno non devo fare la merda di riqualificarmi per il torneo giornaliero, che quello se arrivi in oro 3 almeno ti qualifichi direttamente. Lo schifo è stato sto torneo, 11 vittorie su 25 partite. Tu sei blu, eh? Sì. O almeno vai, eh? Prima Bladi non poteva giocare. Sì, perché ha deciso di buggare tutto il mondo sto gioco. Ah, me adesso ci ho fatto caso, abbiamo il Real Madrid contro. Sì, con le tute froce. Quelle fighe. E invece lo sta dicendo che una spanna sopra gli altri può risolverti la partita nel primo momento. Infatti. Aspetta, dove vado con Higuain? Che Pepe è buggatissimo. Ecco, ho perso pure palla. Di solito Pepe fa 3 morti quando leva la palla. E io per questo mi sono allontanato, perché Higuain ci tengo. È partito. È il mio ex giocatore preferito. Ex. Ha cambiato squadra. Perché adesso è una merda. E adesso, precisamente in gergo napoletano, è Naluto. È Naluto. Ma perché la devono stoppare prima di passare questa palla? 2. No. Recupera. No. Sto figlio di puttana! Sto figlio di puttana! Merda. Mannaggia la miseria, mannaggia, ma che cazzo! Madonna! E ora? Segna! Ma no! No! Lo spezzo! Non andarci incontro, fai con LT e RT. Aspetta! Guarda! Visto! Ok! Aspetta! Oh, rigore. Vaffanculo. Ma pure rosso ci potevi dare, eh. Però cazzo, se devo tirare i muri. Potevi battere tu, mi sa. No, no, battiti tu, tiri tu. Cazzo. Vai. Oh, tira la centrale. Ah, ok. Ma io avevo sbagliato. No, li so tirare i rigori. Io se devo tiro centrale, che comunque tendono a muoversi sempre. È lo stronzo non si è mosso. Infatti in questo caso l'avrei preso in più proprio. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Ma questo veramente si crede che può passare così? Abbiamo un pro player contro, mamma mia. Incredibile. Bulla! E mi triplo. Guarda, quello coscio di Parma. Coscio di Parma. Ma questo se lo deve pure. No, l'ha tolto quella merda, lo doveva vedere. No. No. Marchisio, ma che tiro di merda. Madonna, male, guarda se tante. Ecco, se succedeva questo. Ma ci vado io. Ok, sto qua in mezzo. Ah, ok, ragazzi, ottimo. Me ne passa una. E finita! La vittoria, la vittoria! La sua fortuna è che non ci possiamo mandare degli audio. Vaffanculo, va. Eccolo là, 18 punti precisi. Guardate, l'abbiamo devastato questo. Ah, guarda, abbiamo giocato bene. Poi lascia stare la pezza, le cose che mi sono mangiato. Sono state belle partite. Comunque, già sta cercando il prossimo. Ottimo. Fai schifo.
fai schifo. Allora, parliamoci chiaro. Io ho lavorato e ho mangiato, e quindi questi sono... Ma che vuol dire? Ho mangiato, quindi devo digerire. Io mi sono mangiato la lasagna. Io pane, pizza, mortadella e... come cazzo si chiama? Provola. Marchisio, tutto solo. Marchisio, limite d'aria, il tiro a giro ed è gol. Sembrava Insigne. A me che dire, sta giocando con una sfera tutta bianca. Non è un problema, è una sfera luminosa bianca. Wow, bellissimo il tramonto. Il Belgio. Juve. Ora magari è sto schifo. Allora ragazzi, abbiamo appena preso uno che non sa giocare con squadre normali, ma si deve piare nazionali, perché lui è figo. Giochiamo contro zio Nainggolan. Bello figo Nainggolan. Bello figo Nainggolan. Berlusconi. Oh! Porco. Ah, fatelo. No! Vai che... Vi siete? Vedi Alexandro? Oh! Ma gol. Bellissimo! Gol! Fatti abbracciare, vieni qua, fatti abbracciare. Non buttare questa merda. Non sapevo che devo fare. Alexandro... A parte che se devo abbracciare Wayne morivo. Comunque dobbiamo finire di fare queste battute. Qualche battuta? Battute sul peso specifico di Wayne. Sì. No, aspetta, vado qua. Vai, vado là. Bravissimo. Vai, segna, dai cazzo. Vai, fatti abbracciare da qua, vieni qua. Il tuo avversario si è piccato. Vai. Quit. 2-0 proprio. Il quit. Ah no, mi sono disconnesso io. Troll. Ragazzi, Simone ha tirato uno scherzo a Carmine. Comunque ti devo rinvitare, perché comunque siamo usciti, non lo so perché. Ah, finalmente una squadra un po' diversa, finalmente. Il Barcellona. Finalmente una squadra scarsa. Beh, sono di squadre, capito? Allora, mi spieghi come ho fatto a fare io fallo? Allora, in poche parole... Non lo so. La metto in mezzo. Sì, così perché. Vai. Bello! Bello! Mamma mia! Vieni qua, fatti abbracciare, vieni qua. Io rimango fermo. Vieni qua. Che cazzo che doveva fare le sostanze? Si è rotto il cazzo, doveva fare le sostanze. Bellissimo. C'è tra l'altro Piqué che viene che marca Dybala. Non riesce a fare niente. Vai. Cioè la dovremmo prendere noi di testa in teoria. Allarga qui per Marchisio pure volendo. Oh! Pazzo! L'autogol! Vai! L'auto perché autogol? Nel senso il mio gol, capito? Il mio passaggio con il mio gol. Ah, autopassaggio. Sì. Allora, altro che cazzo se l'ha mangiato, tu hai capito se la parava e la bloccava lì? Mamma mia. Ormai sono dislessico, non riesco a parlare. Vabbè, è la forza incontrastata del Pivita che fa diventare dislessico. Quel panza in mano di merda. Non fa niente. Se va a fa' merda. Kill. Ah. E vabbè. Ho sbagliato io qua. Ho sbagliato. Mi sono mosso male in difesa, ma là purtroppo la difesa a un certo punto decide di andare avanti quando la palla va dietro. Quando si bugga la difesa è inutile, puoi premere tutti i tasti che vuoi tu. Sto gol non se lo merita questo. Ci sei? Vai. Ma vaffanculo, lo sapevo. Mo te la sei autopassato. Sì, mo sì. Ecco. Ci stai sempre tu. No, perché? No, perché dai, si è fermato? Resto schifo. Cioè, a me Barzagli non si è mosso. Che resto schifo. Ah, fa mucca. Vaffanculo, va. Abbiamo finito? Sì, 3 su 3. È la prima volta. È una correggio qui al 20esimo, perciò. È andata bene. Ok, aspetta, nulla. Dopo, ma quello al 20esimo già stava 2-0 sotto. 2-0 sotto. Dobbiamo fare 19 punti, ci mancano 13 punti. Vediamo se... 13 punti. Cioè, per il titolo, dico.
Vabbù. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Commentate. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Simone, tu vuoi dire qualcosa? Ragazzi, che devo dire? Perfetta giornata, 3 su 3. Andiamo avanti così. Ciao ragazzi. Ciao. Alla prossima.